Un ambizioso progetto unico nel Vallo di Diano verrà realizzato a Polla, grazie all'ASD Physiotherapy, che per il 25 aprile ha organizzato una passeggiata solidale aperta a chiunque vorrà partecipare e contribuire con una donazione. Il progetto prevede la costruzione di un parco giochi inclusivo, in cui bambini con disabilità e normodotati potranno giocare insieme adattando altalene, scivoli ed altre attrezzature per dare a tutti la possibilità di avere momenti di svago e divertimento, senza distinzioni, imparando a fare gruppo e ad accrescere l'empatia verso l'altro. Quello del 25 aprile sarà un evento che coniugherà sport e solidarietà, una giornata a favore dei bambini più vulnerabili, affinché possano crescere e divertirsi in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale, creando loro la possibilità di giocare con serenità. L'associazione Physiotherapy è finalizzata a fornire compagnia alle persone che fanno parte del Centro Sociale Anziani, Università della Terza Età, ma anche ad assistere persone anziane in genere che vivono da sole, aiutandole nel disbrigo di piccole pratiche quotidiane, facendo loro compagnia e organizzando incontri in cui si banchetta e si chiacchiera allegramente. Oggi, diciamo, è un prosieguo di una cena solidale fatta a novembre con tutte le persone sole a Polla che non hanno con chi scambiarsi gli auguri nelle festività più importanti. Oggi è una giornata, perché oggi era la disponibilità di questo luogo, in cui ho cercato di raggruppare terza età, circolo anziani e le persone che hanno partecipato alla cena solidale, per fare un'unione, per creare questo gruppo e farci gli auguri pasquali, anche se qualche giorno di ritardo. Diciamo, l'intento è quello di unire tutte le forze e non di andare in più direzioni. L'intento è quello. Poi noi ci siamo come associazione, perché stiamo proiettando tutto il nostro cammino verso la terza età, disabilità e renderci utile al paese, alla comunità, creando degli eventi, come stiamo programmando, in questa direzione, come l'evento, mi auguro, il progetto più importante è il parco giochi inclusivo, a cui stiamo dedicando molte energie e per una raccolta fondi. Per questo noi abbiamo organizzato il 25 aprile una camminata solidale a cui possono partecipare tutti, disabili, non bambini, carrozzine, chiunque voglia partecipare con una normale iscrizione e fare la sua semplice donazione. Vi è quello che noi oggi chiamiamo solidarietà. Cristianamente parlando, appunto, si parla di carità, la carità fraterna, il legame fraterno. Anche il Papa ultimamente ci ricorda della fratellanza, della fratellanza universale, ma dobbiamo partire dal particolare, da chi ci è accanto, ama il prossimo tuo come te stesso. E sicuramente iniziative del genere, e la parrocchia è molto vicina e apre le porte a qualsiasi tipo di iniziativa di questo genere, sicuramente aiutano a quello che è la regola d'amore evangelica, l'amore per il Dio e l'amore per il prossimo, ed è alla base della costruzione della comunità umana.